Assessore, un piano ambizioso quello della regione Molise, cioè quello di coinvolgere più comuni possibili, potenzialmente tutti, all'interno di un sistema virtuoso. Ce ne vuole parlare sinteticamente? Beh, hai detto bene, di convincerli tutti a partecipare ad un sistema che deve fare della compatibilità ambientale e del risparmio la nostra cartina di tornasole per una gestione adeguata del sistema integrato di raccolta differenziata, perché parliamo di questo, di raccolta differenziata da fare nei 136 comuni del nostro territorio, da farla con grande qualità e con grande pertinenza. L'azione della pubblica amministrazione, il nostro livello istituzionale va proprio in questa direzione, utilizzare quelli che sono i fondi del PIT PISUPAI, integrarli con delle premialità e mettere nelle condizioni il comune di fornire un servizio chiave in mano al cittadino. Perfetto. E quali sono gli strumenti che la Regione intende mettere in campo per andare a modificare i comportamenti o rendere, se vogliamo, più veloce e conveniente il passaggio a un sistema virtuoso? Allora, i progetti sono quelli della validazione dei progetti che hanno già voluto presentare nei diversi strumenti di programmazione PIT PISUPAI. L'integrazione di queste risorse già allocate con altre nuove, che sono le cosiddette premialità per un importo pari a circa 10 milioni di euro, in maniera tale da consentire davvero di poter arrivare con un prodotto finito, con un sistema di raccolta differenziata porta a porta che possa essere quello soddisfattivo per il cittadino, riuscire comunque a superare le criticità e rendere economico il servizio. A fianco a questo c'è un intervento ulteriore posto in essere dalla Regione, che non solo consentirà ai comuni, come dicevo, di poter finanziare l'opera iniziale, quindi di fare in modo che non costi molto al medesimo cittadino, perché se il finanziamento non è pubblico ma è del soggetto privato, il soggetto privato chiaramente gli strumenti che mette a disposizione li porta in evidente ammortamento. Quindi se il privato non fa l'investimento, quindi il gestore del servizio, ma lo fa l'ente locale, la quota chiaramente di costo annuale si abbassa sensibilmente. Se affianca a questo tipo di intervento che il finanziamento iniziale che viene dal P2P Supply e viene eventualmente anche delle premialità che la Regione vuole mettere a disposizione, riusciamo a fare un intervento ulteriore che abbiamo già programmato, che partirà dal 1 gennaio e che vuole il conferimento del costo in discarica, quantomeno nella frazione umida, notevolmente ridotto dalle attuali circa 90 euro a tonnellata a 55 euro a tonnellata. Discarica Montaga del differenziale? Dell'umido, quindi del rifiuto selezionato. È evidente che obbligherà, tra virgolette, i comuni a fare raccolta differenziata seriamente, perché farla seriamente significa conferire e selezionare bene il rifiuto e significa avere un vantaggio in termini economici notevolissimo, quel vantaggio in termini economici notevole che consente il pareggio di bilancio, quindi a tariffa invariata fare qualità del servizio. Abbiamo visto da una sintesi degli interventi previsti che c'è un intervento specifico su una delle tre piattaforme di destinazione dei rifiuti oggi attive in Molise, quella di Montagano. Di che tipo di interventi parliamo e come cambierà sostanzialmente l'impostazione di questa piattaforma? In sostanza si cercherà di bonificare la discarica, quindi di consentire alla discarica di essere non più tale, ma deve essere un punto di valorizzazione delle diverse frazioni, quindi lavorare le diverse frazioni. Quindi si consentirà la discarica di Montagano con un intervento di circa 10 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Molise, di valorizzare la frazione umida, di tal che non solo non produrrà percolato, ma ancora di più produrrà composta di qualità. Uno strumento avveniristico assolutamente nuovo e che noi siamo in grado di finanziare, perché la discarica di Montagano è una discarica pubblica, quindi siamo nell'ambito di una assoluta regolarità nelle procedure. Aggiungo che l'idea e la prospettiva, per non dire la speranza, è che sistemi di valorizzazione degli altri rifiuti, siano esse carta e cartone, siano esse plastica, sia essa il vetro o comunque l'alluminio, possano trovare riserva in altre zone del Molise, ma le discariche per definizione devono fare lavorazione, valorizzazione di queste frazioni, perché sono il luogo ideale, perché grazie anche alla capacità che possono avere esse stesse di organizzare un sistema di trasporti di questi rifiuti selezionati coerente, compatibile anche con la rete viaria, ci consentirà di fare ulteriori riduzioni del CO2. Perfetto.
Perfetto. Per quanto riguarda gli altri due impianti, quello di Guinese e quello di Isernia, quello di Guinese ha un gestore privato, ma l'impianto è pubblico, sì. Se non mi sbaglio, non so se il contratto in essere è scaduto o meno, quello della gestione, e anche un impianto di compostaggio, a quanto mi dicono. Quello di Isernia è privato ed è a volte oggetto di discussione. Ecco. Relativamente agli altri due impianti, cioè nella vostra visione Montagono diventa un po' il polo, diciamo l'impianto primus inter pares, insomma, di quelli molisani, oppure ci sono dei piani che riguardano anche gli altri due impianti, soprattutto quelli di Isernia, visto che Isernia è la terz'ultima provincia d'Italia per raccolta differenziale? No, la discarica di Montagono, quella quindi di proprietà della comunità montana, no, diventa un'occasione per il territorio, perché è una discarica pubblica gestita con criteri pubblici, con criteri pubblicistici. È evidente che il piano regionale dei rifiuti che andremo a approvare da qui a poco, visto che abbiamo già approvato la VAS in giunta regionale, non comporterà dei vantaggi a favore della discarica di Montagono a danno degli altri. Siamo in una libera concorrenza, ma noi come regione dobbiamo ragionare come ente pubblico che è agevolatore di soggetti pubblici, che mettono a disposizione del territorio le possibilità di ammortizzare i costi, di contenere i costi, di fare attività di tutela ambientale serie. Se poi il privato, che non viene danneggiato in questo tipo di attività, riesce ad essere competitivo e bravo, meglio. Noi non siamo a favore di una discarica e dall'altra noi facciamo guerra alle regioni in un territorio piccolo come il nostro. Insomma, siamo però nella condizione di poter dare una politica strutturata del sistema integrato della raccolta differenziata in generale, ma del sistema dei rifiuti, che possa essere comunque idoneo a soddisfare un'esigenza, la primaria esigenza, quella del cittadino, di tenere i costi bassi e di fare attività compatibile con la tutela ambientale. Ma l'impianto di riferimento per la frazione organica della provincia di Isernia quindi diventerebbe Montagono? Allora, l'organico può essere conferito dove si vuole. Dove si vuole. È la norma che lo consente, non è che la regione si inventa qualcosa di diverso rispetto alla norma. La frazione organica può essere trasferita addirittura, conferita addirittura fuori regione, quindi noi non modifichiamo l'assetto di concorrenzialità o l'assetto di programmazione regionale passata. Diciamo semplicemente che a fronte di un territorio non particolarmente esteso, con un numero di abitanti assai ridotto, non pensare ad un sistema di valorizzazione che possa essere idoneo a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini molisani ci sembra un'azione di arretratezza culturale straordinaria. Dobbiamo recuperare il gap. Se poi il privato è più bravo del pubblico, meglio, ne prendiamo atto, e prima di che prenderne atto la regione, prenderanno atto i soggetti che sono deputati a fare le scelte, ovvero i sindaci, che conferiranno dove troveranno necessariamente convenienza per i loro cittadini. C'è stato un dossier di Legambiente delle ultime due settimane nazionale relativo ai costi di smaltimento in Italia e propositivo di un utilizzo dell'ecotassa, cioè del tributo regionale per il conferimento in discarica, virtuoso, portando anche alcuni esempi. Ecco, il Molise in questo rapporto era ancora un po' indietro. Avete piani, l'utilizzo dell'ecotassa promosso da Legambiente ha una funzione regolatrice e ovviamente sanzionatrice nei confronti di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi? Assolutamente sì, come era lecito attendersi, politica di gestione integrata del sistema di raccolta differenziata significa politica attenta alle ragioni che possono conferire premialità a chi fa seriamente questo servizio. Significa che dal giorno dopo, ovvero dal 1° di gennaio, questa è la speranza, prossimo 21, noi saremmo in grado di rendere diversa il costo del conferimento in discarica del tal quale il costo del conferimento in discarica della frazione umida, cosa che è avvenuta in gran parte delle regioni d'Italia, già c'è in gran parte delle regioni, quindi noi non facciamo nient'altro che metterci alla pari con le altre regioni e far sì che il soggetto pubblico a livello istituzionale più basso ma più importante, quello del comune, non abbia da fare altra scelta che andare in direzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta e spinto, perché se il costo del conferimento in discarica della frazione umida avrà già un delta, una forbice di 35-40 euro a tonnellata, se questa forbice si implementerà ancora di più, perché l'ecotassa
varrà 10 centesimi se conferisci l'unico e 5 centesimi se conferisci il tal quale, si capisce bene che per rendere compatibile il sistema integrato con la economicità dello stesso non si potrà fare altro che fare seriamente la raccolta differenziale. Una domanda relativa a, agli obiettivi che ci siamo detti di diffusione della raccolta spinta. Due centri molisani grossi come i due capoluoghi, Campobasso e Isernia, puntano ancora oggi sulla raccolta stradale e sono per popolazione e per incidenza sul totale del Molise, insomma, i comuni che permetterebbero di fare i numeri nel caso si convertissero tra virgolette a un sistema di raccolta spinta. Ci sono iniziative specifiche in questa direzione? Voglio dire, è più facile convincere un comune piccolo o di media grandezza piuttosto che due comuni così grandi? Allora, per quanto riguarda Isernia è partito dal sistema di raccolta differenziata, lo sta facendo, quindi vedremo come andrà, tenendo in considerazione un aspetto fondamentale, che anche Isernia sarà essa stessa beneficiario della premialità. Le premialità considerate intorno ai 30 euro per ogni abitante, quindi stiamo parlando di una risorsa suppletiva importante. Così come un ragionamento stiamo portando avanti con Campobasso, sia in ordine agli importi già destinati al capoluogo di regione per la raccolta differenziata, sia l'ulteriore somma messa a disposizione per le premialità. È evidente che pensare di fare sistemi di raccolta differenziata porta a porta spinta in un comune di 60.000 abitanti non è gioco forza, per ragioni logiche farlo in un comune di 5, 3 o 1.000 abitanti. Si dovranno fare delle valutazioni puntuali, attente. È verosimile che si potrà fare raccolta differenziata porta a porta integrandola con qualche azione di raccolta di prossimità, ma sono valutazioni che il pubblico, quindi l'amministrazione del capoluogo di regione, certamente dovrà porre in essere insieme al governo regionale, in considerazione della circostanza che se intendiamo conferire al capoluogo di regione a Campobasso una somma X o Y in ragione della premialità, la premialità va conferita se si fa la raccolta differenziata, altrimenti non si darà assolutamente la premialità. Siccome Campobasso rappresenta per numero di popolazione un quinto, quasi un quinto dell'intera popolazione regionale, su Campobasso noi ci puntiamo molto, quindi abbiamo intenzione di approntare un percorso non virtuale ma virtuoso di sistema di raccolta differenziata. È previsto anche un sistema di premialità differente a seconda degli obiettivi, cioè è previsto lo stabilire degli obiettivi per i comuni in termini, non so, di percentuale di raccolta differenziata o di chilogrammi per abitante conferiti in discarica o non so che altro? Con la prossima programmazione certamente sì. Con questa programmazione noi abbiamo bisogno di livellare il rapporto di start-up, quindi mettere tutti quanti nelle condizioni di poter partire. Se siamo ad una percentuale bassissima regionale di raccolta differenziata, se siamo fanalina di coda in Italia, significa che non si è partiti col sistema di raccolta differenziata e significa che la prima operazione che deve esperire il governo regionale è quello di mettere nelle condizioni tutti i comuni di partire. Partiamo, dopodiché con la nuova programmazione 14-20 potremmo definire dei percorsi straordinari di premialità, di incentivo e di capacità al miglioramento del servizio con sistema di videosorveglianza, con altre forme per l'abbattimento del CO2 attraverso anche sistemi virtuosi di circolazione, quindi di trasporti infrastrutturali con biciclette elettriche o quant'altro. Il sistema di raccolta differenziata è un momento per comprendere quanto si possa fare di utile per il nostro territorio in termini di ecocompatibilità dello stesso, ma è il primo passaggio, dopodiché ci possiamo ragionare. Un tema davvero che dobbiamo sviluppare e che ci ha portato a non avere percentuali di raccolta differenziata straordinariamente alto è che nel nostro territorio non ci sono le piattaforme di categoria, perché è vero come è vero che abbiamo la possibilità di conferire a Comieco il cartone, a Corepa la plastica, ma abbiamo grandi difficoltà a conferire alluminio a Cial, abbiamo grandi difficoltà a conferire il vetro a Corepa. E siccome vogliamo fare raccolta differenziata seriamente, a fianco all'intervento pubblico in favore dei comuni e a fianco all'intervento pubblico in favore della discarica, quindi della comunità di Montagano, dobbiamo necessariamente costruire un livello intermedio per il sistema, che è il livello della valorizzazione della frazione secca conferita, generale, può essere plastica, può essere recuperabile. Verso il recupero di materia. Questo lo si fa
e lo si fa bene, nella misura in cui si sottoscrivono le convenzioni con i consorzi di categoria. Quindi sottoscrivere una convenzione con CIAL significa finalmente, che è il consorzio italiano alluminio, significa finalmente poter conferire in termini di riutilizzo l'alluminio che il nostro territorio produce. Significa implementare chiaramente, fa schizzare chiaramente le percentuali di raccolta differenziata a livelli delle migliori realtà italiane. Il progetto è ambizioso, è un progetto che vuole che non il comune singolo e non una unione dei comuni, ma l'intera regione possa passare dall'ultimo posto per percentuali di raccolta differenziata nell'ambito di 2 anni/massimo 3 anni ai primissimi posti e non al primo posto per percentuali di raccolta differenziata. Le risorse ce le abbiamo, sono convinto che il nostro territorio abbia anche le intelligenze giuste per poter tentare e raggiungere questo tipo di risultati. I nostri amministratori pubblici sono pronti e se non lo sono dovranno adeguarsi. Siamo convinti in questo senso di poter fare un'operazione davvero meritoria per il territorio. Infatti, hai toccato già un tema che le avrei chiesto subito dopo, che è quello della cronica scarsità di piattaforme per il conferimento. Spesso i comuni sono costretti a fare molti chilometri per andare a conferire il vetro, spesso poi non lo vedono valorizzato, nel senso che devono addirittura pagare per conferirlo dopo averlo raccolto separatamente. Quindi questo è un problema che non solo in Molise, ma è un problema che ci troviamo ad affrontare. Un'altra questione è anche quella dell'assenza di un'impiantistica che faccia il vero e proprio recupero di materia sul territorio. Ce ne sono molte poche nel meridione e auspichiamo iniziative anche di incentivo alla nascita di un'imprenditoria di quel tipo di valle, che non sia sempre la solita, insomma, di cui si parla, ma insomma, che comprenda anche queste filiere che invece sono danno molto valore. Un ultimo passaggio lo volevo fare su un'ultima frontiera della normativa europea, cioè quella della preparazione al riuso, che fa parte delle politiche di prevenzione e di riduzione dei rifiuti a monte, un po' quello che un cardine, diciamo, della visione rifiuti zero della gestione. Pensate di intraprendere iniziative in tal senso? Pensate possa essere una dei tasselli che possa andare poi a completare un mosaico di virtuosità, insomma, all'interno della regione? Necessariamente sì. Il sistema di comunicazione del servizio dovrà necessariamente partire dal presupposto che comunicare la qualità di un servizio significa farlo conoscere, e per far conoscere un servizio e per davvero puntarci quale cartina di tornasole di una buona amministrazione significa portare all'attenzione del cittadino quali sono i vantaggi. E il cittadino lo capisce da solo, che se spende bene nel supermercato avrà molto meno difficoltà a conferire il rifiuto e selezionarlo nella propria abitazione. E questo è quello che accade in maniera sistematica nei comuni dove si fa raccolta differenziata porta a porta già da anni. La percentuale e quindi il tetto massimo di rifiuti prodotti ogni anno scende, perché ogni anno il cittadino migliora nella scelta a monte, quindi nell'ambito dell'acquisto, capisce, certo, in che modo deve selezionare il rifiuto. Quindi è chiaro che se di fronte ad un pacchetto ben confezionato, vedete l'immagine del packaging funzionante per la pubblicità, riesce ad essere vincente in territori dove la raccolta differenziata non si fa, per in territori dove la raccolta differenziata si fa bene, il primo tema che impegna la massaia è come smaltisco quel tipo di rifiuto. E quando nella massaia, in chi acquista, viene introdotto in maniera culturale il tema dove smaltisco ciò che acquisto, si ha la tendenza ad acquistare ciò che si smaltisce più facilmente, certo, ciò che non produce rifiuti ma produce il riutilizzo della medesima materia. Se si fa bene la raccolta differenziata, chiaramente decresce la quantità di rifiuto prodotto e la comunicazione deve andare in questa direzione. Il momento dell'acquisto risulta essere fondamentale per fare bene la raccolta differenziata, che acquistare prodotti che possono essere, il cui scarto può essere assolutamente e facilmente riutilizzabile o riciclabile, è evidente che dà valore. Perfetto, io la ringrazio, direi che abbiamo finito.